Intanto saluto Filippo, un bimbo di 7 anni, mio amico, 7 anni Filippo di Pontavoriano, e con lui saluto, tutti i bimbi, ragazzi, giovani. E lui mi dice che segue Noi TV il sabato sera, mi fa piacere che anche i bambini, i ragazzi, con loro possa avere questo dialogo proprio da padre a figlio, forse un po' da nonno. Allora, Filippo, parla a te, ma parla a tutti i tuoi amici, ragazzi e giovani. E se la scuola è finita, è chiusa, ma una realtà che non chiude la parrocchia, mica nell'altra chiesa c'è scritto mai chiuso per ferie, mai, e anzi in questo momento le parrocchie stanno facendo un lavoro bellissimo, ci sono i CREST, cioè i gruppi estivi per bambini, i campeggi per gli adolescenti, i campi scuola per i più grandi, e lì si insegna a vivere, e in tre modi, pensate, e si insegna a vivere un ragazzo anche durante l'estate attraverso il gioco, sì, certo, il servizio e la preghiera. Andiamo per ordine. Giocare significa trovare serenità, imparare relazioni, rapporti con gli altri, imparare a misurarsi, a confrontarsi, non in modo competitivo, ma con bontà verso gli altri. Quando si gioca, pensate, io sotto un ginocchio ho una cicatrice, perché quando ero come te, Filippo, giocavo con i miei amici, uno senza volerlo mi ha detto un calcio e ce l'ho ancora, così ci è rimasta un po' la cicatrice. Col mio amico dico, ti ricordi quel calcio? Ecco, si diventa amici giocando, senza competizioni, conflitti, senza litigare. Poi l'altra finalità dei gruppi estivi è quello di servire. A casa tua, Filippo, la mamma fa il letto, fa tutto. No, no, ai CREST, quelli che, dove si dorme anche insieme, si resta lì. Infatti si fa il letto, si pulisce i locali adibiti a tutti, si aiuta la cuoca a preparare, ringraziamo le cuoche, a preparare il pranzo, la cena e così via, servire, essere utile agli altri. Poi l'altro scopo è pregare. Questi CREST, questi campeggi avvengono normalmente all'aperto, in luoghi dove c'è tanto verde, vicino alle nostre chiese antiche, bellissime. Ecco lì si impara a pregare, cioè a leggere il libro del creato e pregare, sapete, riconoscere la voce di un uccellino, dire ma questo è un dono di Dio, riconoscere un fiore, ringraziare Dio per tutta la bellezza del creato. E poi leggere la Bibbia, anche da bambini, è importante, lì Dio ti dice quello che è bene per la tua vita. Bene, giocare, servire, pregare. Questo è lo scopo educativo dei nostri campi scuola, che CREST, che le parrocchie mettono in atto. Io dico grazie ai nostri preti, pensate, preti anche anziani che fanno questo servizio, utilissimo anche alle famiglie che vanno a lavorare, e i nostri educatori giovani che si danno da fare per questo. Grazie a tutti loro. Caro Filippo, siamo sulla buona strada con i tuoi amici. Usate bene l'estate.